domotica Gevis, la tua casa diventa full optional. Con Fox & Parker, il partner specializzato per la gestione del credito commerciale nel vostro settore, potrete tutelare i vostri crediti con gli strumenti più affidabili. Eccoci a Tradate, in provincia di Varese. Lo stivale elettrico sta per visitare il punto vendita IMAZ Felco. Posso dire che sono 20 anni che lavoro in questa azienda. La filiale è aperta, se non sbaglio, da 22, per cui la storia di questa filiale ce l'ho ben presente perché l'ho vissuta. È una filiale che era la terza filiale, cioè la seconda filiale, perché prima c'era Merone, poi siamo venuti noi, poi a seguire le altre filiali. Allora com'era? HH465? Sì, ciao, pronto, sono io, ho un cliente dall'altra parte. L'hai trovato? Sì? Ok. Grazie. Pronto? Ehi, guarda che con Meteor Web Service chiedi la giacenza e fai l'ordine urgente senza uscire dal gestionale. Mai più senza Meteor Web Service. Negli anni abbiamo cercato di consolidare una clientela, abbiamo cercato anche di incrementare un po' questa clientela con nuove ragioni sociali. Il magazzino è alla periferia ovest di Tradate, siamo nel basso Varesotto. Il magazzino si estende su 1000 metri quadri, ci lavorano 4 collaboratori più un agente. Sono banconista e all'occorrenza che faccio magazziniere, chiaramente quando non c'è il mio collega. Lavoro qui da circa 2 anni e mezzo, svolgo le mansioni di banconista e magazziniere. Sono a contatto diretto con i clienti, con la sede principale di Como. Principalmente riordino il materiale da mettere a magazzino. I clienti sono dall'elettricista, dal piccolo elettricista, alla ditta organizzata con la struttura, con ufficio acquisti, sempre come ditta di impianti, quadristi, aziende di vario genere, abbiamo qualche negozio, clientela privata, diciamo la tipologia è quella classica del nostro settore, noi siamo principalmente al settore elettrico. Con i tempi che corrono, le richieste dei clienti sono sempre maggiori, richieste in brevi tempi, perché magari rispetto ad anni fa anche i nostri clienti non fanno più magari la scorta a magazzino, quindi tendono a comprare il materiale che serve effettivamente per il lavoro, che anche loro a loro volta hanno poi problemi magari ad incassare il denaro per il lavoro che svolgono, e di conseguenza è diventato un pochino più difficile anche il rapporto diretto con il cliente installatore, perché ha pretese piuttosto alte, la maggior parte dei casi riusciamo a soddisfarle cercando sempre comunque di non farlo attendere troppo. Beh, soprattutto il prodotto che sia a buon prezzo e la disponibilità di magazzino, insomma, che sia
che sia subito reperibile, insomma. Questi sono gli aspetti più importanti che loro chiedono. Poi anche la competenza tecnica su poter dare un prodotto che risponde alle loro richieste, insomma. Tutte le volte che vengo, quello che cerco qua c'è. Beh, questa è già una buona cosa. Non guardo il però qui c'è. Io l'altro giorno cercavo una lampadina, ti ricordi? Da 3 watt, mi sembra, per il cancello. Sì, infatti che non ce li ha nessuno. Il cancello non funzionava perché aveva una lampadina che non aveva la potenza. Invece qua ce l'aveva e funziona. Sebbene è comunque avere un buon rapporto con la gente che qua a lavorare, trovarsi bene a livello di fornitura, questo secondo me vuol dire trovarsi bene. Perché sono professionisti, affidabili. I prezzi mi fanno un buon trattamento, buoni. Sanno seguire sul lavoro. E poi tra l'altro abito anche vicino, per cui il magazzino è anche vicino. Non so se sono domande tecniche o ricerca materiali, roba e tutto, sei sempre disponibile. Trovo bene comunque col Dotti, con i banconieri, sì. E gente che sa lavorare, ecco perché capiscono le esigenze, perché le difficoltà del lavoratore, il rapporto che hanno con noi e noi che abbiamo con i clienti, queste cose qua sono importantissime. Poi io sono uno che a me piace, poi comunque loro c'è sempre la disponibilità, perciò beh, anche quando ho dei problemi o cose, risolvere tutto, finché sono disponibili e sono, va bene. Io non sono elettricista, sono idraulico, però mi ho fatto 2-3 casse e ho comprato tutto il materiale qua. Sui terminali civili abbiamo fatto più 5. Ma veramente a me segna più 3, è strano, la differenza è un po' grossa. Non è che qualcuno ha cambiato i codici? Sì, e come faccio a saperlo se nessuno me lo dice? Ma te l'ho scritto. Ma guarda che io non ho ricevuto nulla. Oh, è sempre il solito problema, manca una classificazione comune. Ma voi sapete cos'è Electrocode? No, dico, serve a classificare i prodotti, così tutti parlano la stessa lingua poi, Beh, sul discorso tipo CC, discorso allarmi, impianti di sicurezza, insomma, di solito trovi sempre persone che non hanno preparazione su questo argomento, perché bene o male gli altri sono cose sul discorso impiantistica civile, industriale, e bene o male sono argomenti abbastanza di routine, insomma, ormai acquisiti. Però il sistema sicurezza, sistema TVCC, impianti allarme, dove i clienti soprattutto hanno delle particolari difficoltà, per cui chiedono soprattutto consulenza. E anche per noi tante volte ci dobbiamo appoggiare anche dei tecnici che ci danno appoggio su questo discorso. Non è così semplice, perché comunque è un mercato in continua evoluzione, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione, con l'avvento delle lampadine LED. Sempre più spesso ci vengono richieste l'equivalente delle lampadine LED rispetto a quelle che magari ci sono installate. Non è semplice rimanere sempre aggiornati su tutto, d'altronde essendo un magazzino di materiale elettrico abbiamo molti articoli, sono più di 16.000, quindi non sempre si riesce a dare la risposta immediata, il tempo però di verificare i dati del materiale richiesto, e riusciamo comunque ad accontentare il cliente dandogli la risposta. Cerchiamo di dare un servizio che sia fatto da persone serie, cioè impegni presi e mantenuti. Cerchiamo di dare il prezzo giusto, cerchiamo di seguire il cliente in tutto quello che può essere le varie problematiche. Abbiamo molta disponibilità noi come persone, cerchiamo di fare la differenza, anche perché vogliamo essere in qualche modo pronti nel dare le risposte. Io sono sul discorso impiantistica tradizionale, io sono abbastanza preparato perché proprio vengo fuori dalla scuola, così ho acquisito delle tecniche sugli impianti di allarme, un po' meno sul TVCC. Lavoro qui da più o meno 2 anni e mezzo, quindi si era già entrati un po' nel periodo critico, però già in questo lasso di tempo ho potuto constatare che magari inizialmente
non dico che non si facesse troppo caso al prezzo, però si cercava magari il prodotto un pochino più bellino, anche se aveva un costo leggermente superiore. Adesso spesso, soprattutto per quanto riguarda la nostra cerchia di clienti come privati e non come installatori, la tendenza è sempre quella di chiedere il prodotto che costa meno o comunque uno non troppo caro, una tipologia di prodotto non troppo cara. Compito è anche conoscere un po' a fondo queste persone, nel limite del possibile, dove è possibile anche spendere qualche parola, dove è possibile, e cercare di in qualche modo trovare persone che siano persone che comunque siano affidabili, ma anche nel problema affrontarlo nel modo, in modo tempestivo. Cioè, ho un problema, mi puoi aiutare così così? Va bene, parliamone, troviamo la soluzione con la direzione. Quelli che il problema, o perlomeno lo affrontano nascondendosi dietro un dito, sono quelli che onestamente cerchi in qualche modo di attenerti strettamente a determinate regole. Noi abbiamo un affidamento sul cliente, diamo un fido che viene gestito in funzione di tante situazioni, che comunque matura questo fido in funzione del lavoro, come viene sviluppato, come uno si comporta e quant'altro. Per cui è una situazione abbastanza critica e molto molto difficile anche da capire quando effettivamente il cliente ha un problema ed è vero, piuttosto che, però se i clienti in qualche modo sono persone serie, che il problema lo affronti e lo risolvi assieme, è l'unico modo per riuscire a gestire questa parte qua. Questa sensibilità devi averla, per cui tu devi cercare di trasmettere all'azienda tutte quelle informazioni o tutte quelle cose che all'azienda gli permettano poi di risolvere il problema. Certo, arrivare agli estremi, però conoscendo la clientela da tanti anni in questo modo, tu ti puoi permettere anche magari qualche volta di aiutarli in un modo ancora, cioè di più, spendendo una parola, mettendoci anche qualcosa.